Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video. In questo video voglio parlarvi brevemente dell'importanza del self-concept, cioè della concezione di se stessi quando si vuole attrarre una persona specifica. E questo è un video che voglio pubblicare prima rispetto a quello di come cambiare la versione interna della persona specifica affinché si comporti in maniera più favorevole con voi utilizzando le tecniche della legge d'attrazione. È molto importante avere una concezione di sé elevata, perché se non si ha una concezione di sé elevata si rischia poi di non riuscire in determinate cose, perché ci possono essere insicurezze che poi ovviamente si manifestano sul piano reale. Ad esempio, la vostra persona specifica potrebbe comportarsi in maniera inconsistente oppure potrebbe non darvi delle attenzioni continue, eccetera. Vi voglio fare ragionare un attimo su una cosa, perché così riuscite a capire bene di che cosa sto parlando. Immaginate una donna che si sente, e quando dico si sente, vuol dire che lo sente dentro, proprio dentro di sé. Lei sente di essere bellissima, sente di essere unica, sente di essere diversa da tutte le altre. Una persona che ha una concezione molto forte di se stessa non ha dubbi che una persona specifica possa avere interesse per lei e soltanto per lei. Ecco perché è molto importante andare a rafforzare il concetto di sé attraverso delle affermazioni positive. Si chiamano I am affirmations in inglese, però sarebbero le affermazioni io sono, letteralmente. Ad esempio, io sono bellissima, io sono intelligente, io sono unica, io sono diversa da tutte le altre. Insomma, una serie di caratteristiche positive che voi dovete andare a ripetere mattina, pomeriggio e sera. Il motivo per cui dico mattina, pomeriggio e sera è perché voglio assicurarmi che voi abbiate una copertura durante tutta la giornata, e questa cosa la dovete fare per almeno 21 giorni perché occorre formare un'abitudine. Ma oltre a ripetere le affermazioni, è molto importante sentire queste frasi. Quindi non è necessario che voi facciate non so quante affermazioni positive, quanto piuttosto che voi le sentiate dentro di voi. Cioè, immaginate di sentirvi veramente sexy, veramente attraenti. A quel punto la persona specifica non ha altra scelta che conformarsi a questo. Ecco perché quello che io consiglio di fare è di ripetere le affermazioni positive su se stessi e poi subito dopo ripetere le affermazioni che riguardano la persona specifica. Perché venite sempre prima voi e poi l'altra persona. È come se fosse una conseguenza, perché se voi dite semplicemente le affermazioni sulla persona specifica, manca una parte molto importante che è quella che riguarda voi stessi, perché voi stessi potreste ancora avere delle insicurezze, potreste non sentirvi abbastanza all'altezza di quella persona, oppure potreste avere paura che ci sia qualcun altro. Nel momento in cui voi sapete di essere il meglio che ci sia, di essere delle persone fantastiche, speciali, che avete qualcosa da offrire che è unico, vi verrà naturale che quella persona vi vada dietro. Vi verrà naturale pensare che quella persona voglia ritornare con voi o voglia stare con voi. Questo vale anche per una persona nuova, cioè non necessariamente questo riguarda una persona specifica che può essere un ex o chiunque altra persona, può riguardare anche una persona nuova. È fondamentale che voi abbiate di voi stessi un concetto molto alto e non è una cosa narcisistica, come ho già spiegato in un altro video. I narcisisti semplicemente pensano di essere superiori agli altri e che gli altri siano delle risorse da sfruttare. Non è questo il vostro caso, non è una questione di arroganza, è una questione di riconoscere il vostro potere e del vostro valore, perché se non lo fate voi non lo fa nessun altro, voglio dire, perché gli altri sono un riflesso di quello che voi sentite dentro. Se voi pensate di essere delle persone che hanno poco valore, attirerete delle persone che confermeranno il fatto che voi avete questa mancanza. Vi daranno poca importanza oppure non vi apprezzeranno. Ecco perché è fondamentale riconoscere quanto si vale. È importante capire che si merita tanto, che si merita l'amore, si merita il rispetto. Queste sono altre frasi che voi potete dire, perché sono frasi che vi servono poi per manifestare delle circostanze che siano a voi favorevoli. Anche se la cosa fondamentale, a mio avviso, è sentire, perché quando voi ci mettete l'emozione è molto più potente la manifestazione. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!